Benvenuti di vero cuore a tutti su questo fantastico video. Dico fantastico perché se hai sempre sognato di suonare la fisarmonica, in questo caso imparare a suonare Piemontesina Bella, sei nel posto giusto. Quindi non cambiare video, ma rimani qui dall'inizio alla fine, perché insieme in questo video qua imparerai sicuramente a suonarla con entrambe le mani, prima lentamente e poi alla velocità originale, e finalmente avrai la soddisfazione di averlo fatto. Allora, sono, per chi non mi conosce e che guarda per la prima volta questo video, mi presento, sono Manuel Burroni, 21 anni, un giovane fisarmonicista, compositore e autore, e da alcuni anni appunto carico dei video su questo canale YouTube che vedi, con cui ti invito ad iscriverti, che riguardano tutorial su fisarmonica e sulla musica in generale, e che hanno avuto un discreto successo, specialmente appunto nell'ambito della fisarmonica. Ho deciso di continuare, di andare ancora più sul pratico, quindi rimani qui dall'inizio alla fine che ti dirò immediatamente di cosa hai bisogno per suonare Piemontesina Bella. Ok, andiamo. Prima cosa, una fisarmonica che sia di 80, 72, 96, 120 bassi va benissimo, perché poi andremo a fare appunto, per un esempio, che siccome è un brano che non ha tanti salti di ottavi, di cose varie, va benissimo qualsiasi tipo di fisarmonica. Prima cosa. Seconda cosa, avrai bisogno dello spartito. Dove trovare questo spartito? Vai giù in descrizione, c'è il link, troverai scritto tutto, dove scaricare gratuitamente in servizi che ho messo a disposizione io questo spartito e anche gli altri che ti interessano, su cui vorrei fare pratica, e gli altri in cui vedrai i miei prossimi tutorial che vedrai appunto sul mio canale in futuro, oppure se vuoi andare sulla playlist che ti lascio qui, questa playlist li troverai tutti, gli spartiti di cui hai bisogno, su cui ho fatto video pratici. Quindi dello spartito, è con diteggiatura, quindi è ancora più facilitato e ti servirà per affrontare questo video e anche gli altri. Quindi trovi tutti gli spartiti sotto in questo link. Hai bisogno, hai visto qua, ti ho fatto comparire poco fa questa playlist, hai bisogno di riguardarti, se non hai ancora basi ferme e convinte su come suonare il valzer, in questo caso di Piemontesina Bella, con la fisarmonica, ho fatto qua un video che adesso te lo lascio qua, quello che riguarda il valzer, intanto, come esempio, per andarti a vedere alcune cose, perché io qua anche mi soffermerò, andrò comunque a spiegare il tutto, però sto per scontato alcune cose, senza avere delle basi, che qua sono spiegate in modo molto preciso, forse troverai un po' di difficoltà. Prima quindi ti lascio questo video e poi guardati questo, non ti perderai assolutamente niente in questa maniera qua. Altra cosa di cui hai bisogno, pazienza e costanza. Segui questo video dall'inizio alla fine, seguilo con calma, e io andrò con calma, ma comunque sia spiegherò concetti più fondamentali che ti serviranno e che ti saranno utili. Quindi mi raccomando, siamo pronti per partire. Prima di tutto ringrazio veramente di cuore tutti coloro che hanno permesso di sbloccare questo video. Quindi se state guardando questo video è grazie ai vostri colleghi, insomma, che stanno imparando a suonare fisarmonica, che ascoltando il mio brano che sentite qua in sottofondo, che vi lascio quel link per ascoltarlo su ogni piattaforma digitale, per guardare anche il video ufficiale, quindi cliccate qui, poi vedete dove ascoltarlo, dove preferite, guardate il video ufficiale. È un mio ultimo singolo che si chiama Zero, brano EDM, e l'hanno ascoltato veramente in tanti, e io davo a chi lo ascoltava, insomma, questo premio di questi corsi. Quindi se state vedendo questo video è merito anche di chi l'ha ascoltato, che mi ha fatto veramente un gran piacere. Grazie veramente di cuore, ma non perdiamo altro tempo, fisa e spalla, e partiamo subito alla ricerca della felicità, quindi alla ricerca di suonare con la fisarmonica finalmente con entrambe le mani, con un livello discreto, Piemontesina Bella. Ci siamo? Partiamo! Io non sto nella pelle. Andiamo! Ci siamo ragazzi, sto per prendere la fisa, e anche voi mentre guardate questo video prendetela in spalla e facciamo tutto insieme, così da non confonderci tutto quanto, ok? Fisa e spalla entrambi. Eccoci amici, e tutti abbiamo la fisarmonica in braccio. Allora, quindi, anche voi, anche me, per fare le cose insieme. Detto questo, analizziamo bene lo spartito che vi sto mettendo davanti. Analizziamo, Piemontesina Bella, tempo di valzer. Come sappiamo, il tempo di valzer è famosissimo, quel tempo che fa, che sentiamo, che quando lo sentiamo facciamo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, perché noi facciamo 1, 2, 3, perché comunque la misura è 3 quarti, quindi la battuta sarebbe ternaria, ovvero composta da 3 quarti, 3 movimenti su 4, ma il tempo comunque sia per suddivisione, per suonatura, è binario e non è ternario come, che ti posso dire, la canzone E certe notti la macchina è calda, un dettè, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Quello è un altro tipo di discorso, sono tempi composti. Questo è un tempo binario, ma la battuta è ternaria. Quindi abbiamo 3 movimenti. Come vedete, vi metto davanti la prima battuta. Infatti, 3 quarti, vorrà dire che su ogni battuta dobbiamo avere 3 movimenti, 3 quarti, appunto.
Vedete, la prima abbiamo scritto, a parte quel simbolo che poi vi spiegherò in fondo cosa significa. Poi vedete quel Sol, La, Si. La, sicuramente, io vi do per scontate alcune cose perché poi ve le lascio qua, quindi per andare a vedere come suonare il valzer e soprattutto come suonare anche il basso alternato, vi lascio qua i video che avete visto prima, che vi sono comparsi prima, per andare più approfondito su quel discorso. Però, vedete quelle note, quindi vuol dire che noi dobbiamo avere tre quarti. Quelle note sono tutte uguali, vorrà dire che ognuna, quel Sol, La, Si sulla battuta 1 della rigo 1, vale ognuna un quarto, quindi un movimento. Però, per propria natura, quelle note lì sono divise, quindi ogni quarto, ogni nota quella lì, è divisa, se vogliamo, in altri due sottomovimenti che sono chiamati ottavi. Quindi, perché una nota da un quarto è composta da un ottavo più un altro ottavo, un movimento in battere e l'altro in levare. Quindi, Sol, La, Si, solfeggiate proprio la massima lentezza. Se andiamo a fare come pulsazione il quarto, Sol, La, Si, ok? Sol, 1, 2, 3, al posto di 1, 2, 3 mettiamo il nome delle note, Sol, La, Si, ok? Quindi suonato lentamente sarebbe 1, 2, 3. Seconda battuta invece abbiamo una nota bianca che vale due quarti, quando c'è una nota bianca vale due quarti, e vi rilascio tutti i miei video precedenti dove parlano delle note, se magari non sapete nemmeno dove sono le note sul pentagramma, appunto come si chiamano, dove sono posizionate le varie note sul pentagramma. Comunque abbiamo quella, in questo caso, da suonare poi con il quarto dito, che adesso lo faremo subito in modo pratico sullo strumento, da due quarti, quindi impegna due movimenti, e il Sol, quindi due quarti più un quarto, che il Sol vale un quarto, quel Sol col terzo dito, due quarti più un quarto fa sempre tre quarti, quindi ci siamo. Quella a quel punto non sarà più La, ma sarà La, Sol, quel Sol vale un quarto, invece in La due movimenti, e questi due movimenti significa La, il movimento non è questo, questo è uno, questo è due, no, questo è mezzo, quindi un imbattere e un elevare, ok? Fatto però per due volte, quindi il movimento è da quando vado giù a quando torno su, un movimento. Un altro movimento è la stessa cosa, quindi questo La non dura La, perché questo sì, sono due movimenti, tra virgolette, parlando, però il movimento completo è quando vado giù e torno su. Cioè, dopo il solfeggio potete fare per tanti modi, anche in modo laterale, così, per obliquo, come vi pare, però in modo lineare, che è quello che è più basico da insegnare, abbiamo questo La, che è un movimento, però ne abbiamo due, quindi La, poi Sol, e invece è un movimento solo. Ricordate che un movimento è battere e levare, quindi un movimento completo. Se parto qua, devo tornare qua per fare un movimento, ok? Per farne due, in questa maniera qua. Poi se avete un metronomo oppure il vostro piedino con, e avete dentro ben il tempo, ben lo scandito che ve lo avete nel sangue, è tutto sicuramente più facile. Ok, di là invece terza battuta, quindi per vedere tutte le varie figurazioni che incontriamo su questo spartito, che sono solo veramente queste, quindi molto facile, abbiamo una nota bianca come prima che vale due quarti, però con il punto prende la metà del valore della nota, sapete? Quindi se quella vale due quarti, 2 diviso 2 quanto fa? 1, e abbiamo quindi due quarti più un quarto che fa tre quarti, quel Si e l'altro Si che vedete nella terza e quarta battuta, tutti e due valgono tre quarti, quindi Si, Si, va bene? Perfetto. Andiamo sullo strumento. Vedete, di nuovo, prima battuta, sotto abbiamo scritto Do. Quel Do cosa significa? È l'accordo che dobbiamo suonare con la manuale sinistro della fisarmonica. Abbiamo quel Do, seconda battuta niente, vuol dire che manteniamo il Do di prima, l'accordo di Do. Poi abbiamo Sol settima. Ok? Poi ancora niente, 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 vuol dire che manteniamo quel Sol settima. Andiamo subito dal livello un pochino più medio, perché questo basso non lo suoneremo così lineare, ma lo suoneremo già da subito alternato. E vi lascio quel video per come suonare il basso alternato, anche nel caso del valzer, che è molto importante che lo capiate. Però adesso andiamo subito dal punto pratico e andiamo a vedere. Allora, abbiamo questo accordo di Do che nella maggior parte delle fisarmoniche è segnato appunto da una perla, da un buco. E quindi sapete che quello è il Do. Poi per fare la prova trovate il Do anche sulla manuale destro e schiacciate insieme. Sentite che è lo stesso, la stessa nota. Quindi abbiamo, nel caso del valzer, dobbiamo fare questa cosa qua da mano sinistra.
schiacciare con il quarto dito la nota fondamentale. Ok, ci siamo. La nota fondamentale, questa qua, che è nel Do. E poi abbiamo un, due, tre. Le altre due note saranno l'accordo di questo Do. Quando vedete scritto Do senza niente vicino, la maggior parte delle volte negli spartiti c'è sempre, vuol dire che l'accordo è maggiore. Se vedete un meno, oppure una M piccola e minore, se un 7 e settima, dim diminuito, eccetera, eccetera. Adesso facciamo solo quelli più fondamentali, insomma. Quindi Do vuol dire che dobbiamo suonare l'accordo di Do maggiore, ma come lo dobbiamo suonare? Così insieme? No. A tempo di valzer. Quindi il tempo di valzer è che ogni nota del manuale sinistro vale anch'essa un quarto, quindi 1, 2, 3, 1, 2 e 3, ma queste note sono la prima con il quarto dito, in questo caso perché abbiamo un accordo maggiore, la fondamentale, e poi con il terzo dito che sta subito dietro qua, vedete, sta subito dietro qua, abbiamo un accordo maggiore e lo schiacciamo due volte. Quindi 1, 2 e 3, ok? Perfetto. Poi di là, quindi vedendo, capite subito, senza che mi soffermo tanto sulla teoria, che l'ho già fatta nei video. Quindi non mi venite a dire, ma così ci si capisce poco. Ci sono già i video, prima vi ricordo che servono quelli. Poi, seconda battuta, abbiamo quella e il Sol, sempre con l'accordo di Do. Però sappiamo che per fare il basso alternato, quindi per dare un colore diverso e migliore al pezzo, nella nostra esecuzione, bello tono, così forse vedete tutta quanta la fisarmonica, dobbiamo assolutamente suonare il basso alternato, ovvero andiamo a alternare alla nota fondamentale, che è la prima nota che andiamo a schiacciare, ci alterniamo, invece di risuonare sempre questa, ogni volta che cambia battuta, una nota che sta una quinta sopra a livello appunto tonale. Quindi dal Do, contiamo 5, 1, 2, 3, 4, 5, troviamo il Sol, che sulla fisarmonica, guarda caso, ce lo mettono qua sopra. Quindi, se questo è il Do, sopra abbiamo il Sol, che sta a livello tonale una quinta sopra. Quindi, quando andremo a suonare il basso, faremo la prima battuta 1, 2, 3. Poi invece di risuonare di nuovo il Do, andiamo a suonare questo Sol che sta sopra. E nel caso degli accordi maggiori, questo Sol lo prendiamo con il secondo dito. Quindi, 1, andiamo, prima seconda battuta sarebbero, 1, 2, 3, Sol, 1. Però gli accordi sono sempre quelli di Do maggiore, perché noi comunque siamo ancora in Do maggiore. Quindi, 1, 2, 3, 1, 2 e 3. Invece nella terza battuta c'è scritto Sol settima, quindi cambia totalmente l'accordo. Quindi andiamo così: 1, 2, 3, prima seconda battuta, 1, 2, 3, Sol settima, Sol, che lo prendiamo con il quarto dito, perché quindi cambiamo accordo, cambiamo nota, lo prendiamo anche questa col quarto dito. E la settima, dov'è la settima? Allora, questa è la nota fondamentale di Sol, va bene? Subito dietro abbiamo, come nel caso di Do, l'accordo maggiore di Sol. Dietro ancora l'accordo minore. E dietro ancora qua l'accordo di settima. Quindi andremo a suonare fondamentale sempre con il quarto dito e la settima, questa volta con il secondo dito. Quindi, in quel caso di quei due si lunghi, abbiamo Sol settima, 1, 2, 3. Alterniamo questo Sol, una nota sempre che sta una quinta sopra a livello tonale, dal Sol, e nella fisarmonica sappiamo che sta, appunto, se per il Do era il Sol, no? La nota da alternare, per il Sol è il Re, che sta comunque sia sempre sopra. Infatti, prova. E questo Re è bellissimo. E questo Re è bellissimo. Andiamo ad alternare. Quindi, se avevamo il Sol settima, questa volta la nota, siccome il secondo dito è impegnato per suonare la settima, l'andremo ad alternare con il terzo dito. Quindi in questa maniera qua. Fondamentale, settima, settima, Re, settima, settima di Sol, Sol, di nuovo, Re. Capito come funziona il basso alternato? Una volta suoniamo la fondamentale vera e propria, quindi se vediamo scritto Sol settima, suoniamo il Sol, e poi l'accordo che abbiamo in considerazione. Poi suoniamo la quinta, che è sempre l'accordo però di Sol settima, poi ritorniamo al Sol, fondamentale, accordo di Sol settima, quinta, quindi Re, nel caso del Sol, quindi con il terzo dito per fare il basso alternato, però poi sempre Sol settima, poi di nuovo Sol con la settima, a seconda di quante battute abbiamo con quell'accordo. In questo caso il Sol settima l'abbiamo 1, 2, 3, 4, 4.
come vedete sul primo rigo, no? Abbiamo la terza battuta, quarta, quinta e sesta, sempre con il sol settima. Quindi alterniamo in questa maniera qua, ok? Pronti per mettere insieme le due mani sul primo rigo? Partiamo. Allora, abbiamo detto, ogni nota del basso vale un quarto, sempre, quindi 1, 2, 3, che sia così, oppure sia sol settima, re maggiore, re minore, quello che vi pare, dura sempre ogni nota un quarto, quindi 1, 2, 3, 1, 2, 3, ok? Perfetto. Fatto questo, sappiamo che al primo rigo, la prima battuta, abbiamo quel sol, la si, che ognuna vale un quarto, quindi un movimento. Andiamo perfettamente ad incastrare ogni nota della mano destra con ogni nota del basso. Perfettamente, perché abbiamo con il sol, abbiamo la nota fondamentale, il do. Con il la, con il si, abbiamo i due accordi di do, ovvero gli accordi maggiori di do. Quindi suonate insieme sarebbe... Cominciamo già a legare bene le note, nel senso non facciamo... Altrimenti così significa un'altra figurazione ritmica, che è un'altra cosa. Ma leghiamo bene le note agli accordi, quindi verrebbe già... Quindi di nuovo... Sol, la, si, teniamoci. Sol, la, si, sol, la, si. Quindi una nota di qua, insieme con la nota fondamentale. Il la e il si, con il terzo dito appunto, per suonare l'accordo di do maggiore. Poi andiamo alla seconda battuta, abbiamo quella che dura due quarti, quindi ci impegnerà il primo quarto, che è dato dalla nota fondamentale, ma in questo caso dal sol con il secondo dito, perché andiamo a alternare l'accordo. Poi insieme, poi dopo ad un accordo di do maggiore, mentre l'ultimo accordo di do maggiore lo suoniamo con il sol, perché è l'ultimo quarto rimasto. Quindi alternato. Cosa ho fatto? Sol, poi quindi sol settima, poi alterno con il re, però gli accordi sempre di sol settima, che ogni nota però quei due si valgono tre quarti, quindi li tengo per tre quarti. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ok? Staccando i due si, perché non c'è la legatura di valore. Poi di là abbiamo, come la prima battuta, 2, 3 si, tutti da un quarto, quindi andiamo tranquillamente ad alternarli così. Quindi per ogni nota abbiamo una nota anche al basso. Si, si, si. Poi abbiamo di nuovo la con il quarto dito. La, 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 la. Quella ovviamente impegnerà sicuramente l'accordo alternato, quindi la nota fondamentale però alternata, quindi con il re, l'accordo di sol settima e l'altro la che ribatte, quindi che vale un quarto, l'ultimo accordo di sol settima, poi il do sotto, il sol, scusate, con l'accordo di do, e poi il mi sotto con il primo dito, che suoniamo con il primo dito sulla tastiera, abbiamo il sol, perché va ad alternare la nota fondamentale di do con gli accordi però sempre di do maggiore. Poi abbiamo con il terzo dito di qua sol sol sol, sempre quella. Quarto dito, ho fatto sempre le stesse identiche cose mantenendo sempre le stesse regole del basso alternato. Poi abbiamo sul settima, ok, poi uno, due, tre, sono legati, quindi uno, due, tre, senza staccare mai perché sono legati, quindi sarebbero sei quarti. Andiamo avanti, ok, benissimo. Sol da un quarto ciascuno, ok? Quindi sol, 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 la, si, ok? In questa maniera qua, quindi con i bassi che vanno sempre un quarto ciascuno, quindi
Sovraimpressione, abbiamo esattamente quel mi e quel re e quel mi, dove il mi lo faccio con il primo, però poi per tornare indietro ho finito le dita, quindi faccio un piccolo scambio con il secondo sul re e poi di nuovo il primo sul mi, ok? Poi abbiamo quel fa tenuto per 6 quarti esattamente con l'accordo di sol settima, quindi sol settima settima re settima settima, poi torniamo di nuovo sul sol. Dove troviamo il fa sulla bottoniera dei bassi sotto il do, perché se saliamo da una nota abbiamo una nota che dista una quinta, come per fare il basso alternato. Se scendiamo da una nota qualsiasi, andiamo sotto sempre qua in questa fila, abbiamo una nota che dista una quarta e quindi abbiamo il fa. Quindi tutti gli accordi proprio a questo brano sono veramente vicini, ecco perché è un livello veramente basso. Abbiamo quindi questo do alla mano destra con il quinto dito e di là accordo di fa maggiore sempre, e andremo poi ad alternare la nota con la nota che sta una quinta sopra, che sarebbe, come ho detto prima, il do. Quindi... saltino, perché dal fa passiamo al sol settima. Con il quarto dito abbiamo questo... si, la, sol, si... quindi... dobbiamo riprendere, quindi da lì, a quel punto dove vedete il simbolo alla fine dello spartito, all'inizio, che vedete con le braccia aperte, come per dire da qui a qui, quindi riprendiamo dall'inizio. Poi la seconda parte, quando arriviamo lì, invece di fare quel do lungo, dobbiamo fare quel do corto con lo stop, pausa da un quarto, sol, pausa e do, pausa, ok? Adesso vi dirò come. Quindi, guardiamo un attimino la parte finale, e poi rifacciamola tutta velocemente, però guardiamo alla fine lo stop. Andiamo a soffermarci su quelle stop, con quelle pause, cosa significano quelle quei simboli. Allora, la parte finale, partiamo dal penultimo rigo. Abbiamo esattamente quel si, ok, con il sol settima, ok? Quindi, quel quarto dito. Poi, la 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 con il fa, quindi... con il terzo dito, quella, eh? Poi fa sol la 1 2 3 poi do 1 2 3. Questo sol da tre quarti è legato con un sol di la da un quarto, quindi tre quarti più un quarto fa quattro quarti. Quindi attenzione, suoneremo quel sol con il basso fondamentale di do per tutta la durata delle battute, quindi la battuta. Quindi con l'accordo con la nota fondamentale e l'accordo maggiore. Legato di là con un'altra nota, che però è sempre la stessa, sempre il sol, con un quarto soltanto, quindi la terremo premuta soltanto con il sol, che va ad alternare l'accordo, la nota fondamentale di do, quindi così, e basta. Poi le altre note le abbiamo con gli accordi di do maggiore, e sarebbero il mi e il fa, poi gli altri sempre con il basso alternato, però sempre in ambito di sol, quindi mi, re, do, sempre un quarto ciascuna. Poi abbiamo esattamente quel re e quel do e quel si, quindi terzo, secondo, primo, c'è cioè uno scambio di diteggiatura e il do fisso, ok, con il secondo dito, ok, quindi sarebbe così. Tre, quattro.
abbiamo preso per adunanze, fatto molto lentamente perché è sempre importante fare le cose lentamente e poi in mani separate e poi unirle. Adesso andiamo a dargli un pochino più carattere in questa maniera qui. Quindi, sentite. Dov'è l'accento che metto al basso? È sulla prima nota, sulla nota fondamentale, poi su quella alternata, quindi... E le altre sono un pochino più, più staccate, suonando insieme, quindi le note di qua un pochino più legate, di qua con questa enfasi qua che vi ho appena mostrato, verrebbe così. Adesso però mi dite, certo, ma tu l'hai fatta già in maniera molto più... Volete imparare a fare questi abbellimenti? Con la fisarmonica al basso, trovate questo bellissimo video qua dedicato, questo bellissimo video che vi aiuterà. Io adesso vi ho fatto il livello base, nonostante ci fosse il basso alternato, ma se volete abbellirlo di più, questo video vi farà veramente comodo per metterlo su ogni canzone, non solo su Piemontesina, ma su tutte le canzoni che volete. Ok? Allora, guardiamo un attimino il finale, basta, poi concludo. Vi ringrazio di cuore per aver seguito questo video, vi aspetto al prossimo, e lasciatemi sotto nei commenti se vi è tutto il vostro feedback, e seguitemi su Instagram per scrivermi, vi lascio anche questo link sotto per scrivermi se avete qualche dubbio o volete qualche chiarimento. Abbiamo sotto quel do ovviamente che dura tre quarti, legato con l'altro da tre quarti, durato per la seconda volta che ripetete il pezzo, che per la prima ripetete tutto da capo, come niente fosse. Poi quando siete arrivati lì a quel punto, dovete fare l'altra parte, quindi non ritornare da capo di nuovo, dopo se lo volete ripetere un'altra volta, ok, ma se no, prima volta, fino in fondo, poi andate da capo, ritornate su quel do che dura tre quarti legato con un'altra tre quarti, poi per fare la chiusura avete quell'altro do legato con un'altra da un quarto e poi lo stop, quindi abbiamo quel do esattamente. Per fare lo stop dobbiamo premere insieme, a seconda dell'accordo, la fondamentale e l'accordo insieme, quindi in questo caso do maggiore. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok? Poi pausa da 1, quindi 1. Sol, pam, sol, do, ovvero il sol settima, il sol lo prendiamo con il sol settima, quindi così, e il do di la, con il quinto dito, ma lo prendiamo con il do maggiore, quindi do, stop, uno, pam, pam, do, uno, tan, tan, uno, perché è quella pausa che vi cerco là, quindi... Poi ci metto insieme altre note al sol, che è il fa, che è la settima del sol, e tutto l'accordo di do finale, quindi do mi sol do all'ottava, quindi. Perfetto, abbiamo suonato insieme finalmente Piemontesina bella. Siete emozionati? Ci siete riusciti? Fatemi sapere sotto nei commenti, perché ci tengo veramente un botto. Grazie di cuore, vi aspetto nel prossimo video. Un abbraccio e un bacio. Mario.